Ci prendiamo cura del nostro zucchero. Perché lo coltiviamo solo in Italia, solo noi ormai. E da lungo tempo, ma sempre con una filiera corta. Perché la nostra cura è la tua. Quando prepari qualcosa di speciale per chi ami. Siamo l'unico zucchero 100% italiano. E l'unico grezzo di barbabietola, nostrano. Siamo Italia Zuccheri. Coltivatori con cura. Iomantico e chi pensa che un buon yogurt sia fatto con buon latte 100% italiano, come quello di Iomo. Uno Iomantico troverà che Iomo è più cremoso delle nuvole. E nel vasetto di carta riciclabile vedrà una favola, la sua preferita. Chiamatele pure Iomanticherie, ma sono loro a rendere la vita più bella. Iomo, lo yogurt Iomantico. Benvenuti telespettatori di TRC, benvenuti amici del Bristol Talk. Oggi in questa ultima puntata del nostro semestre insieme ci spingiamo alle frontiere dell'innovazione. Parliamo di supercalcolo, parliamo anche di aerospazio. Lo facciamo con i nostri ospiti, Francesco Ubertini, lo conoscete benissimo, già rettore dell'Università di Bologna, attualmente presidente del Cineca. Daniele Ravaglia, direttore generale di Emilbanca, presidente di Conf Cooperative Bologna, e Nabore Benini, che qui viene a rappresentare in qualità di vicepresidente la Curti SPA e di presidente la NPC, azienda che si occupa di mandare nello spazio satelliti. Davvero un grande grazie, un grande benvenuto ai nostri ospiti. Grazie, grazie a voi. Dunque, professor Ubertini, io partirei da lei perché c'è molta attenzione sul Cineca e su queste grandi potenzialità di calcolo, questa grande capacità di calcolo che ci mette al centro dell'Europa e ci pone come uno dei punti di riferimento a livello internazionale, il Cineca, qui a Bologna, con una rilevanza che va ben oltre i confini cittadini. Però ecco, non tutti abbiamo ben chiaro di che cosa si occupa il Cineca, come lavora, quali sono gli obiettivi, i progetti in campo. Ci racconti un po'? Sì, innanzitutto grazie, molto volentieri. Cineca è una realtà che nasce qua a Bologna alla fine degli anni 60 e nasce da quattro università. Una di queste era l'Università di Bologna, che decidono di mettersi insieme, di unire le forze per lavorare appunto insieme nel mondo del supercalcolo. Quindi nasce con l'obiettivo di acquistare un supercalcolatore da mettere a servizio della comunità scientifica, perché fin da allora diciamo queste quattro università avevano intravisto le potenzialità dei supercalcolatori. Da allora il Cineca poi è cresciuto, oggi ha più di 100 consorziati, tra consorzia, diciamo, le università del paese, gli enti di ricerca, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Università, altri soggetti pubblici, tutti soggetti pubblici. Da allora, diciamo, la storia del supercalcolo in Cineca è stata una storia di successo. Poi, diciamo, ha continuato ad aggiornare le proprie infrastrutture e oggi è uno dei più importanti centri di supercalcolo europei. Ce ne sono in Europa, la strategia europea appoggia su 6 centri, di cui
3-4 sono quelli più importanti, tra questi c'è il Cineca, quindi l'infrastruttura italiana, e quindi diciamo è un grande asset per l'Europa e per il nostro paese. Ecco, professore, se capisco bene, si parla del 20% della capacità di calcolo europea racchiusa nel centro che lei adesso presiede. Esatto, diciamo più o meno. E i centri più importanti in Europa, ripeto, i centri di supercalcolo sono 6, i centri più importanti oltre a Cineca c'è Jülich in Germania, il centro di supercalcolo di Barcellona e il coordinamento dei centri di calcolo in Francia che sta vicino a Parigi, si chiama Gensi. Poi ce n'è qualcun altro, ripeto, per arrivare a 6, ma questi sono gli attori principali che fanno la strategia europea. I principali, chiaro. Dunque, Daniele Ravaglia, lei è la persona qui che ha certamente l'osservatorio più ampio sull'economia reale, in qualità certo di direttore di Emilbanca, anche di presidente di Conf Cooperative Bologna, e voglio dire, c'è una polarità forse tra questa infrastruttura di calcolo così evoluta e un tessuto imprenditoriale che ancora in buona parte non è digitalizzato. Si compone di piccole e medie imprese che non sono come dire, immediatamente capaci di aprirsi a queste frontiere, alle frontiere dell'innovazione. Allora mi chiedo, come si può fare per evitare che si creino dei divari incolmabili? La considerazione è molto attuale e molto centrata alla situazione del momento. Il nostro paese, sappiamo tutti, ha il 90% di piccole e medie imprese. Ed è preoccupante il dato che ho letto di recente, in base al quale l'Italia si colloca al 21esimo posto su 25 paesi europei sul tema della digitalizzazione delle piccole e medie imprese. Quindi il lavoro da fare è davvero molto, molto. D'altra parte, credo che ancora oggi la potenzialità che possono esprimere questi centri di calcolo, se parliamo solo dell'Italia, voi adesso avete sottolineato il fatto che il centro di Bologna ha una potenzialità di calcolo pari al 20% dell'Unione Europea, a me pare che sia l'80% dell'italiana, quindi qui davvero Bologna diventerà un centro di straordinaria eccellenza di offerta di servizio. Qui però occorre coinvolgere le piccole e medie imprese. Io posso darvi una informazione che non è statistica, lo voglio dire. Abbiamo fatto noi come azienda lo scorso anno, verso la fine dell'anno, un'indagine tra le nostre imprese. Noi abbiamo 24.000 imprese, non su tutte, 50% della provincia di Bologna, il resto sulle altre province della regione Emilia-Romagna. Il 72% ha detto che conosce poco, ha informazioni assolutamente superficiali su che cos'è il centro di calcolo di Bologna, e quasi tutte non sanno come poterlo utilizzare. Questo è il vero problema. Quello che non deve succedere è che rimanga una struttura a disposizione esclusivamente di grandi e importanti aziende, eliminando dalla possibilità di utilizzarlo. Certamente non è nella volontà preciso, ma l'esigenza di informare, di formare, di dare informazioni alle piccole e medie imprese, credo che sia uno degli elementi principali ai quali oggi dobbiamo lavorare. È una opportunità che non ci possiamo lasciare sfuggire. Le imprese della nostra regione, della nostra città, hanno un'opportunità unica dell'Italia intera, ma certamente quelle più vicine hanno questa opportunità, e io credo che insieme dobbiamo cercare di invogliarle a prendere coscienza delle opportunità che questa struttura offre, aperta, mi auguro, a tutti. Ecco, allora, Presidente Ubertini, abbiamo sentito l'analisi di Daniele Ravaglia sulla necessità di coinvolgere anche le piccole imprese e sulla difficoltà di questo obiettivo. La stessa cosa ci ha detto anche l'assessore allo sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, ospite qui da noi. Mi chiedo se c'è davvero un modo perché il digitale, le grandi potenzialità di calcolo possano aiutare a restringere i divari piuttosto che allargarli. Sì, inquadro la risposta facendo un commento all'intervento che di Ravaglia, che condivido pienamente.
giusto per dire qual è la traiettoria che è stata seguita in questi anni e che ci proponiamo di seguire nei prossimi mesi, no? Allora, ho parlato prima di Cineca come grande asset del paese. Negli anni più recenti la su spinta della regione è stato fatto un grosso investimento per far sì che questa ricchezza, questa potenzialità che è rappresentata da Cineca, ma non solo su Bologna, venga amplificata, e qui c'è, diciamo, lo sviluppo del Tecnopolo, che è questo cartellone che ho dietro, lo sviluppo del Tecnopolo a Bologna, che permetterà all'infrastruttura di Supercalcolo di fare un salto in avanti. Poi magari, se volete, dopo vi dico qualcosa, per posizionarsi tra le prime tre al mondo. Ora, adesso, la vera scommessa sarà quella di lavorare per far sì che questa enorme opportunità abbia ricadute sul tessuto economico-produttivo del nostro paese e in particolare sulle PMI. Su questo punto noi stiamo lavorando, e qui arrivo sul tema dei divari, per chiudere i divari. E in particolare il PNRR prevede, tra le variazioni, la nascita di un centro nazionale sul supercalcolo che aggiunga all'infrastruttura tutta una serie di azioni mirate proprio alla riduzione dei divari. Ci stiamo lavorando proprio adesso, dovrebbe concludersi l'iter e quindi saremo in condizione di annunciare il progetto nel mese di giugno, quindi siamo proprio alla fine, e per far sì che si possa avvicinare l'infrastruttura, che di per sé ha enormi potenzialità, ma come voi sapete è come avere una Ferrari, no? Per cui poi serve poterla guidare, non basta solo il pilota, serve anche il team, quindi è un lavoro di squadra, e questi divari li dobbiamo ridurre. Rispetto alle piccole e medie imprese del paese, le grandi hanno la capacità di accedere, le piccole e medie imprese hanno bisogno invece di, dobbiamo lavorare insieme per far sì che possano sfruttare queste opportunità, e stiamo mettendo in campo delle azioni in questa direzione. Ci sono dei divari da ridurre rispetto alla pubblica amministrazione. Ecco, professore, dopo ci arriviamo alla pubblica amministrazione, perché è uno degli snodi cruciali anche del PNRR, quindi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dove si gioca la sua riuscita o il suo fallimento. Intanto però rimaniamo ancora un po'. Prego. C'è un altro divario nel nostro paese che non riguarda tanto questo territorio ma l'Italia, e che, se poi noi guardiamo l'Italia nel suo complesso, la capacità di accedere a queste infrastrutture, trarre valore, fare innovazione, purtroppo non è distribuita in maniera omogenea sul territorio nazionale. I nostri dati ci dicono che sopra l'Appennino tendenzialmente c'è più capacità di trarre innovazione da questa, diciamo, dalla trasformazione digitale, da queste potenzialità, molto meno sotto l'Appennino. Quindi c'è anche questo terzo divario che dobbiamo affrontare. Ecco, i divari territoriali, da cui sempre di più dipende la capacità di evolvere di un'economia, si va a più velocità. Dunque, Presidente Benini, parlando di innovazione, oltre al supercalcolo, noi troviamo anche l'ambito in cui sono impegnate le aziende che lei oggi qui viene a rappresentare, per cui Curti S.P.A. da una parte e NPC dall'altra, aziende che si occupano di aerospazio, che è uno degli altri settori ancora in gran parte sconosciuti ai più, ma su cui la regione punta molto. Si parla anche di un polo dell'aerospazio, la cosiddetta Space Valley, che va configurandosi nei pressi di Forlì, a Forlì. Dunque, ci racconti un po' come si fa innovazione nel vostro ambito e quali sono le frontiere, gli obiettivi per chi si occupa di aerospazio. Ma diciamo che non è una novità
La spinta verso la space economy e poi conseguentemente portarsi dietro un retaggio culturale di expertise, di competenze, di eccellenze del settore, oggi portano la regione in una posizione dove cominciamo ad averci rispetto ad altre regioni italiane che hanno anche lavorato con successo. E noi come aziende, parlo della Curti in questo caso, dalla fine degli anni 70, cooperiamo con i fornitori, con brand storici. In sostanza, oggi l'azienda è pronta a fornire gruppi completi con la definizione del tier 1, diciamo quel fornitore che è in grado di consegnare un cliente primario, come potrebbe ipotizzare Boeing, Leonardo, Airbus o Lockheed Martin, un modulo completo. Se noi pensiamo all'esempio di successo che la Puglia ha settato anni fa, grazie a Leonardo, a Grottaglie, l'Emilia Romagna, che ha competenze meccatroniche decisamente importanti, non seconda a nessuno, col suo retaggio culturale correlato all'automotive, la famosa Motor Valley, ma anche solo citando altri esempi di successo come la Packaging Valley, perché in questo settore, dal pharma al packaging in generale, di nuovo ci sono competenze in regione decisamente importanti. È chiaro che avere un po' trascurato e non essere partiti ancora nel settore aerospazio oggi è un ritardo che dobbiamo colmare. Noi ci siamo prodigati come aziende singole a sviluppare, imparando, facendo i fornitori per quanto riguarda i grossi player e crescendo step by step da parti a gruppi e quant'altro. Poi, diciamo, io trovo tre direttrici sulle quali noi ci si può muovere come aziende, come anche regione, come filiera, che prima poi si potrebbe parlare. In buona sostanza, l'approccio di subcontracting. Se in Puglia, un esempio di successo, come dicevo, è la costruzione del modulo centrale del 787 della Boeing, la Emilia Romagna potrebbe settare stabilimenti o realtà produttive gestendo una supply chain per fare un modulo equivalente per qualcun altro. E questo, secondo me, come approccio di subcontracting, è qualcosa che dobbiamo ben tenere in mente. Ne abbiamo accennato anche con l'assessore Colla, è un focus che, parlando di eccellenze di subcontracting, noi dovremmo avere per poter presenziare o portare a casa un tipo di attività per compensare altri cali in altri settori. Ecco, e quindi c'è questa dimensione di una filiera che va costruendosi e che potrà poi assorbire anche gli esuberi, le eccedenze che di altre filiere, di altri settori verranno meno, e sappiamo che questo accadrà. Però Benini, le chiedo questo: io so che voi unite anche un approccio umanistico, e in questo caso mi riferisco a NPC, azienda che si occupa propriamente di satelliti e che quest'anno manderà alcuni stralci della Divina Commedia nello spazio, ho capito bene? Diciamo che siamo abbastanza orgogliosi di far parte di questo progetto dove l'Emilia Romagna, l'ASI stanno lavorando. In realtà noi forniremo un satellite, un 3U, che porterà nello spazio due pannelli che citeranno la Divina Commedia, ovviamente per la ricorrenza, e posso dire che è uno dei primi casi dove si va a coniugare l'approccio scientifico con il lancio di una missione spaziale con l'approccio umanistico, letterario, perché un editore, Astra Banerjee, ha commissionato questa missione, diciamo così. Quindi noi siamo orgogliosi di dire che facciamo parte. Questo satellite 3U verrà lanciato dalla Stazione Spaziale Orbitale, verrà portato in orbita tramite SpaceX con il vettore, poi verrà rilasciato dalla stazione. Pertanto questo dovrebbe avvenire in ottobre, e il lancio vero e proprio del satellite rilasciato nello spazio a novembre. Questo è un po' uno dei progetti che stiamo lavorando, in realtà ne abbiamo altri 5-6. Sono abbastanza sicuro che a Dante avrebbe fatto piacere questa iniziativa. Adesso poi sul fronte scientifico non voglio espormi, ma voglio dire su quello, avvicinarsi un po' all'empireo, al sommo poeta, sicuramente non dispiace.
Daniele Ravaglia, allora, noi abbiamo ascoltato la testimonianza del presidente Benini, del presidente Ubertini, e si tratta di frontiere vere e proprie dell'innovazione. Si dice che qui in Italia, mentre in altri territori, immaginiamo la California della Silicon Valley, non è così, qui in Italia gli operatori del credito fanno fatica a dare fiducia a progetti che si pongono sulla frontiera dell'innovazione e che quindi finiscono poi per essere penalizzati i progetti troppo innovativi. C'è a suo avviso questo problema, si propone, oppure il problema con l'innovazione nel nostro territorio sta altrove? Ma attribuire al sistema bancario responsabilità di questo genere mi sembra eccessivo. Io non sono titolato, voglio dire, a parlare a nome di tutte le banche, però faccio una considerazione molto semplice. Le banche concedono credito quando hanno realistiche possibilità di rientrare del credito. Ora c'è uno studio della Politecnico di Milano che credo sia particolarmente interessante. Il Politecnico si occupa di ha un osservatorio che vigila sulla digitalizzazione delle piccole e medie imprese, e da queste analisi emerge che le PMI che hanno uno stato avanzato di digitalizzazione hanno anche dei risultati economici particolarmente importanti. Si parla del 28% in più della capacità di produrre utili e del 18% in più di incremento di profitti, di fatturato. Quindi in una situazione del genere trovo abbastanza originale che si pensi che le banche non diano risposte positive a chi intende innovare e comunque lavorare sul tema della digitalizzazione. Credo che probabilmente ci sono anche queste tematiche. La mia impressione è che bisogna lavorare insieme. La mia impressione è che il sistema bancario ha destinato, anche grazie ai fondi che sappiamo bene arriveranno dal PNR, in questo specifico settore, stia destinando risorse importanti proprio per far crescere le proprie imprese. Io penso in particolare anche al settore della sostenibilità. Pensate a quali investimenti in questo settore devono essere fatti per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030, e lo potranno essere fatti anche utilizzando sistemi fortemente innovativi. E in questo ambito ormai tutto il sistema bancario è orientato, spinto anche da normative BCE, quindi non sono particolarmente convinto che questo sia un elemento che impedisca alle aziende di innovare. Ecco, dunque, Daniele Ravaglia, noi oggi l'abbiamo intervistata in qualità di operatore economico, però come anticipavamo lei presiede anche Conf Cooperative, quindi ha un ruolo di interlocuzione con le istituzioni ed ha assunto anche la presidenza da qualche mese di Alleanza delle Cooperative, quindi di quella struttura, lo diciamo per chi non lo sapesse, che rappresenta tutta la cooperazione AGC, Conf Cooperative e Lega Coop qui a Bologna. E dunque dal punto di vista dell'innovazione, a suo avviso, che cosa va richiesto alle istituzioni in vista dei prossimi anni? Ma intanto farei, se mi è permesso, una considerazione che però c'entra. Io sono rimasto particolarmente sorpreso nell'apprendere che in 10 anni i multimiliardari del mondo hanno cresciuto la loro ricchezza in modo straordinario, cioè che questo divario si sta ampliando in modo geometrico. Il 2668 persone alla fine del 2021 detenevano il 13,9% del PIL mondiale. Cioè è una cifra che facciamo fatica addirittura a percepire. Questo vuol dire che 2668 persone hanno la ricchezza di Giappone, Francia e Italia messi insieme. È una situazione questa che credo sia insostenibile, insopportabile veramente, in particolare da chi opera nel mondo della cooperazione, che sappiamo bene è un mondo nel quale si cerca di diminuire la differenza tra chi sta bene e chi sta male. Noi non vorremmo che anche il tema digitalizzazione
permetta ulteriormente l'incremento di questa differenza. Non deve succedere questa cosa. Ed è anche per questo che dobbiamo incentivare, invogliare tutte le imprese a crescere in questo settore, se no sarà inevitabile che crescerà questo divario, ripeto, secondo me inaccettabile. A Bologna, Alleanza delle Cooperative raggruppa 500 imprese che danno lavoro a 80.000 persone, quindi se pensiamo a, parlo della città metropolitana, se pensiamo a quanti sono i residenti nella città metropolitana, capiamo che l'interesse economico della cooperazione forse probabilmente va su una famiglia su tre, quindi è veramente Bologna è una città dove la densità cooperativa, come si dice, è molto forte, e noi dobbiamo portare allo sviluppo tecnologico anche di queste cooperative in ambiti che magari nell'immediato non paiono essere coinvolti, interessati dall'innovazione, mentre invece lo sono. Penso anche all'innovazione sociale, penso all'abitare, l'abitazione ha un modo diverso di concepire l'abitazione, penso all'agricoltura. Una nostra recente indagine che abbiamo fatto assieme in un progetto che si chiama AgriManager, assieme alla cooperativa Euro 2000, abbiamo intervistato 7.000 imprenditori agricoli delle nostre province, dove noi operiamo. Le risposte sono state 1.670, mi pare di ricordare. Il 74% di questi imprenditori agricoli non hanno nessun progetto per quanto riguarda il risparmio idrico. Ora, sappiamo bene quanto è importante l'acqua nel nostro futuro, quanto incide, quindi quanta innovazione ci sia da apportare in quei settori. Il rischio, ripeto, che a fronte di straordinarie imprese come quelle che qui sono rappresentate, Leonardo piuttosto che Curti, che fanno della innovazione uno dei loro must principali, e i risultati documentano come quanto sia importante questo, ecco, il rischio è che a fronte di questo ci sia un mare, una quantità molto importante di imprese che invece, non percorrendo quella strada, rischiano ulteriormente una marginalizzazione. Su questo la cooperazione intende operare con molta decisione, affiancando ovviamente il pubblico, gli enti pubblici e anche le istituzioni anche qui rappresentate, perché riteniamo che ci sia l'esigenza proprio di fare squadra comune. Ecco, allora, Presidente Benini, abbiamo parlato di innovazione, abbiamo parlato anche delle grandi strutture che possono portare innovazione sul nostro territorio. Sappiamo che c'è una terza missione dell'università, e quindi quelle attività che riguardano il trasferimento delle conoscenze che stanno nelle stanze del sapere all'economia reale, alla società, che per Curti è sempre stata molto importante. Insomma, io ho il compito per alcune testate di seguire da vicino gli sviluppi dell'azienda Curti, e vedo che molti dei vostri progetti poi si realizzano in partnership con l'università. Allora mi spieghi quanto conta per le dinamiche di innovazione il rapporto con l'università, e come fare a farlo funzionare bene. Che è storico il legame fra noi e l'Università di Bologna sui diversi settori per lo sviluppo di nuovi progetti. Noi tendenzialmente investiamo non per fare una ricerca fine a se stessa, ma finalizzata poi a un successivo lancio prodotti. Nel campo specifico mi piace citare, visto che si parlava di aerospazio, quello che come Curti stiamo e abbiamo sviluppato in collaborazione con Unibo, il nostro elicottero Zephyr, un biposto, dove ovviamente come parte di innovazione porta intrinseco uno strumento unico nel suo genere come applicazione su un elicottero, che è il paracadute. E per fare questo abbiamo realizzato l'elicottero, l'abbiamo testato con un elicottero vero, non con un dummy, non un modellino, e tutto questo assieme con il supporto dell'Università di Bologna, divisione di Forlì, per quello che riguarda la dronizzazione, in maniera semplificativa devo dire, per portare in quota l'elicottero a 320 metri, spegnere il motore e azionare il paracadute, fare un test, simulare un test vero per poter provare, primi e unici al mondo, che questa soluzione
salva la vita a quelli che normalmente sono piloti non espertissimi, perché sappiamo che l'elicottero mezzo è un sasso che vola contro natura, e chi utilizza l'elicottero, se è anche un pilota esperto, ha comunque un reaction time di un secondo e tre per poter prendere delle decisioni per attivare l'autorotazione, diversamente non ha più il tempo di recuperare. Per questo motivo noi abbiamo pensato una soluzione col paracadute, siamo stati i primi e gli unici a farlo, testato con successo. E quindi quanto vale il costo, il valore, quanto è il valore della vita? Noi abbiamo fatto un mezzo che per gli amatori, perché quando si parla di un mezzo che porta due persone, è l'approccio ludico all'utilizzo del mezzo, no? E questo ci ha portato a pensare, dobbiamo proteggere la vita. Secondo me uno dei pillar che seguiamo in azienda in tutti i settori è la sicurezza, abbiamo spinto molto in questo. Per fare questo, ovviamente, abbiamo collaborato con l'università, ed è uno degli esempi di tanti progetti che stiamo portando avanti. Ecco, immagino, Presidente Ubertini, che da professore universitario, da ex rettore dell'Università di Bologna, si ritrovi nelle parole di Benigni. Assolutamente, mi ritrovo, ma conosco anche le collaborazioni che abbiamo portato avanti in questi anni, quindi diciamo, se si riesce a lavorare insieme, no? Tipicamente le opportunità si moltiplicano. Però mi ritrovo pienamente, sì. Ecco, professore, le chiedo questo. Abbiamo citato la digitalizzazione della pubblica amministrazione, uno dei grandi obiettivi, lo dicevamo, anche del PNRR. Il supercalcolo, le chiedo, può contribuire, anche perché noi alle sue spalle vediamo questo nome evocativo, Leonardo, quindi il nome di un grande umanista del 500, ma anche il nome di un computer che è in arrivo al Cineca e che aumenterà ancora le capacità di calcolo, se non sbaglio, è così? Sì, Leonardo è il nome che è stato scelto per il nuovo supercalcolatore che verrà installato al Tecnopolo di Bologna, gestito da Cineca, finanziato a metà dall'Italia, dal governo italiano, e per metà dall'Europa. E il piano è proprio in questi giorni che stiamo cominciando a montarlo, e dovrebbe essere acceso da piani i primi di ottobre, quindi già questo vi fa immaginare il tempo che ci vuole per montarlo e metterlo in funzione. E i primi di novembre uscirà, come tutti gli anni, la classifica dei supercalcolatori più potenti al mondo, classifica dominata da Stati Uniti e Cina. Quello che ci aspettiamo è che Leonardo figuri, questo supercalcolatore Leonardo figuri, entri nella classifica a novembre tra i primi tre al mondo, portando finalmente l'Europa e quindi l'Italia e quindi Bologna e in ultima istanza Cineca tra le prime tre posizioni al mondo. E Leonardo, come queste infrastrutture, supportano vari settori, tra cui, diciamo, certamente la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione in senso lato, cioè la trasformazione digitale significa molte cose, ma oggi sempre più la pubblica amministrazione ha la possibilità di migliorare i propri servizi ed estrarre valore per il bene comune da grandi moli di dati. Se pensiamo alle città, oggi la frontiera è sviluppare quelli che vengono chiamati i gemelli digitali delle città, pensando a servizi come la mobilità, il consumo energetico. Gemelli digitali significa una replica digitale che ti permette di simulare scenari, valutare scelte su sistemi complessi dove non è sempre semplice capire quale sarà l'impatto di una certa decisione, per poi poter adottare le decisioni più efficaci per i cittadini. Nel settore della salute, oggi la frontiera è quello della medicina personalizzata, dove il concetto di gemello digitale va sulla persona, quindi sviluppare farmaci, simulare l'effetto di farmaci,
finalizzare una certa terapia su quel paziente, provandola in digitale, su una replica digitale del paziente. Pensate alla cultura. Una delle frontiere del PNRR è quella della possibilità di digitalizzare e quindi permettere la fruizione dell'enorme, fantastico, straordinario patrimonio culturale italiano, anche di quei patrimoni oggi inaccessibili, con strumenti di navigazione evoluta, di esperienze, diciamo, che vanno oltre lo schermo piatto, diciamo così, no? di tipo immersivo. Quindi c'è molto da fare. Chiarissimo, professore, le chiedo questo perché è davvero interessante quanto lei dice su come verranno rivoluzionati i modi di fare le cose. Mi fa venire in mente anche Luciano Floridi, questo filosofo che si occupa di digitale, che ci dice che l'intelligenza artificiale è un nuovo modo di agire, non tanto un nuovo modo dell'intelligenza. Cambia il nostro modo di fare le cose. Allora, è interessante questo. Si parla di un traguardo molto importante per Bologna, che dovrà essere guidato anche dall'amministrazione locale, che ha candidato la città al traguardo del net zero, quindi del saldo zero di emissioni carboniche entro il 2030. Molti sono scettici, è effettivamente un traguardo molto difficile da raggiungere. Il supercalcolo può aiutare? Una battuta in chiusura, professore? Certo che può aiutare. C'è un progetto che è stato lanciato dal Comune di Bologna, città metropolitana, quando ero rettore, e sto seguendo adesso come Cineca del Comune, della realizzazione di un gemello digitale della città di Bologna, esattamente nello spirito che dicevo prima, cioè utilizzare questa capacità enorme di analizzare dati, di simulare scenari per poter adottare le politiche, diciamo, fatto se prima l'esempio della mobilità, ma ne potremmo fare molti altri, per adottare politiche che permettano di raggiungere l'obiettivo. Quindi sì, il progetto per far questo il Comune l'ha già lanciato, Cineca, e le infrastrutture e le nostre capacità sono a disposizione. Bene, noi dobbiamo chiudere. Io ringrazio davvero di cuore i nostri ospiti Francesco Ubertini, Nabore Benini e Daniele Ravaglia per essere stati con noi. Grazie a voi per l'ospitalità, sono davvero contento di aver partecipato a questo incontro. Mi auguro che ci sia un proseguimento anche operativo di queste chiacchiere che abbiamo fatte, interessanti, molto interessanti tra di noi. E complimenti ai due invitati, che so essere particolarmente positivi e avanti in questo settore. Assolutamente, noi questi temi, direttore Ravaglia, ci impegniamo a portarli avanti, quindi grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, e mi raccomando, noi finiamo qui per quest'anno, ma c'è il nostro canale YouTube che potete vedere in qualunque momento, Bristol Talk. Arrivederci, grazie a tutti. Ci prendiamo cura del nostro zucchero perché lo coltiviamo solo in Italia, solo noi ormai. E da lungo tempo, ma sempre con una filiera corta. Perché la nostra cura è la tua. Quando prepari qualcosa di speciale per chi ami. Siamo l'unico zucchero 100% italiano. E l'unico grezzo di Barbabietola, nostrano. Siamo Italia Zuccheri. Coltivatori con cura.
Yomantico e chi pensa che un buon yogurt sia fatto con buon latte 100% italiano, come quello di Yomo. Uno Yomantico troverà che Yomo è più cremoso delle nuvole. E nel vasetto di carta riciclabile vedrà una favola, la sua preferita. Chiamatele pure Yomanticherie, ma sono loro a rendere la vita più bella. Yomo, lo yogurt Yomantico.